Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me. Poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare alle preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dare tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretta alla tua mano materna guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà. Così possa restare sicuro di non uscire dal regno sua. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 4, capitoli 30 e 31, 11 e 13 novembre del 1900. Pare che il Signore benedetto vuole esercitarmi nella pazienza, non ha compassione né delle mie lacrime né del mio dolorosissimo stato. Io senza di lui mi vengo immersa nelle più grandi miserie. Credo che non ci sia anima più scellerata della mia. Sebbene stando con Gesù mi vengo più che mai cattiva, ma siccome mi trovo con lui che possiede tutti i beni, l'anima mia trova il rimedio a tutti i mali. Onde mancandomi, tutto per me finisce, non c'è più nessun rimedio alle mie grandi miserie. Molto più mi opprime il pensiero che non fosse più volontà sua il mio stato. E non stando nel suo volere, mi pare di stare fuori del centro. E molte volte ci penso al modo come poter uscire dal mio stato. Ora, stando con queste disposizioni, me lo sono sentito da dietro le spalle che mi diceva: Ti sei stancata, non è vero? Ed io: Sì, Signore, mi sento bastantemente stanca.
E lui ha ripreso: Ah, figlia mia, non uscire dal mio volere, perché uscendo da dentro il mio volere vieni a perdere la mia conoscenza, e non conoscendo me vieni a perdere la conoscenza di te stessa. Perché allora si distingue con chiarezza se c'è oro o fango, ai riverberi della luce. Che se tutto è tenebre, facilmente si possono scambiare gli oggetti. Ora luce è il mio volere, che dandoti la mia conoscenza, ai riverberi di questa luce vieni a conoscere chi sei tu, e vedendo la tua debolezza e il tuo puro nulla, ti attacchi alle mie braccia ed unita col mio volere, vivi con me nel cielo. Ma se tu vuoi uscire dal mio volere, la prima che verrai a perdere è la vera umiltà, e poi verrai a vivere sulla terra e sarai costretta a sentire il peso terreno, a gemere e sospirare come tutti gli altri sventurati che vivono fuori della mia volontà. Detto ciò, si è ritirato senza farsi neppure vedere. Chi può dire lo strazio dell'anima mia? Dopo aver passato tanti giorni di privazione amarissima, avendo fatto la Santa Comunione, dentro il mio interno ho visto tre bambini. Era tanta la loro bellezza ed eguaglianza che parevano tutti e tre nati ad un medesimo parto. L'anima mia è stata sorpresa e stupita nel vedere tanta bellezza rinchiusa nel cerchio del mio interno tanto miserabile. Molto più cresceva il mio stupore perché vedevo questi tre bambini come se avessero in mano tante corde d'oro, e con queste si legavano loro tutti a me ed il cuore mio tutto a loro. Dopo poi, come se ognuno prendesse posto, hanno incominciato a discutere tra loro. Ma io non intendevo e non trovo parole come poter dire il loro altissimo linguaggio. So solo dire che dentro un battere d'occhio ho visto le tante miserie umane, l'avvilimento e lo spogliamento della Chiesa, lo stesso degradare dei sacerdoti, che invece di essere luce per i popoli sono tenebre. Onde, tutta amareggiata da questa vista, ho detto: Santissimo Iddio, date la pace alla Chiesa, fatele restituire ciò che le hanno tolto, non permettete che i cattivi ridano alle spalle dei buoni. E mentre ciò dicevano, hanno detto: Sono arcani di Dio incomprensibili. Detto ciò, sono scomparsi ed io sono ritornata in me stessa. A volte sentire alcune cose che escono dagli scritti, una frase o un periodo, dà veramente forti scossoni, forti luci e forti suggestioni. Ecco, andremo con ordine, mediteremo prima sul primo capitoletto e poi sul secondo, ma questa frase, sono arcani di Dio incomprensibili, che è detta da Gesù, anzi, dalla Santissima Trinità in persona, perché i tre bambini quella rappresentano, offre tanti e santi spunti di riflessione. E la soluzione, ecco, a tante domande, a tanti perché, a tante angosce che a volte più di qualcuno si crea, vedendo tante cose, alcune delle quali certamente reali, perché non avrebbe affatto senso ignorare o negare, coinvolgenti la Santa Chiesa di Dio, non in se stessa ovviamente, ma nei suoi figli o nei suoi uomini o nelle sue membra, che possono purtroppo deviare. Ci arriveremo. Il primo capitolo già è una lezione, a mio avviso, proprio unica.
E ci insegna anche un modo di dire, una frase, oserei dire un termine tecnico di questo mondo, che dovrebbe diventare abituale nel nostro linguaggio, ma soprattutto, ecco, costante nella nostra attenzione. Gesù comincia l'esortazione, dice, appunto, invitando Luisa a non uscire dal mio volere. C'è questa immagine, no? E chiude dicendo: se tu vuoi uscire dal mio volere, le cose che vorrei è perdere puntini puntini. Quindi c'è questo uscire dal divin volere. Quindi vedete, uscire significa che il divin volere viene rappresentato come, ecco perché si dice vivere nella divina volontà, come un luogo, come un'abitazione, come un habitat. Quando uno esce dal divin volere è come se uscisse di casa, no? Forse l'immagine migliore, immaginiamo una suola di clausura, no? Che sta sotto clausura papale. Se esce dal monastero senza l'autorizzazione esplicita del Papa, peccato mortalissimo. Non mi ricordo se è una delle cose per cui c'è stata pure la scomunica, non ne sono sicuro. Insomma, comunque è un peccato gravissimo, perché se hai fatto voto di clausura, tu da lì non devi uscire mai. Ecco, noi dovremmo fare un bel voto di claustralità con la divina volontà. Cosa significa uscire dalla divina volontà? Significa tante cose, ci stanno proprio le uscite, d'accordo? Nel senso che uno scappa e proprio sta proprio fuori. Il peccato, soprattutto il peccato mortale, ma anche il peccato veniale, è una bella uscita dalla divina volontà, specialmente quando è volontario, tutte quante le nostre miserie. Le imperfezioni, il non assecondare un'ispirazione, il non ascoltare la voce della tua coscienza, eccetera, ma anche l'agire e reagire in maniera umana è, come dire, una piccola uscita. In che senso, no? Se vogliamo fare l'immagine della casa, no? Immaginiamo che la casa di una volontà fosse, no, immaginiamo, è una casa assolutamente perfetta. Completamente bastante a se stessa, non serve nulla perché dentro questa casa c'è di tutto e di più, c'è tutto quello di cui è necessario, c'è ogni ricchezza, c'è ogni bene, pur essendo una casa c'è il sole, c'è tutto quello che uno immagina, d'accordo? Uno potrebbe, come dire, se mi affaccio alla finestra di questa casa, non sono uscito, quindi non ho fatto una, non sto fuori, ma mi sono affacciato alla finestra, quindi ho curiosato, come se al di fuori di questa casa fosse pensabile che ci fosse qualche cosa di più bello o di più santo. Non va bene. È una sciocchezza, sì, è una sciocchezza, ma non va bene. Ecco, questo si verifica tutte quante le volte che noi agiamo di volontà meramente umana. Quindi, o quando facciamo qualcosa di umano, pensiamo qualcosa di umano, facciamo un discorso umano. Oppure quando facciamo qualche atto di nostra volontà, cioè senza fonderlo, ad unirlo con il divin volere. A questo bisogna tendere per vivere nella divina volontà. A questo. Ecco perché le immagini sono quelle della fusione, sono quello del vivere in, quindi dentro, no? Immaginiamo anche il vivere in Maria, no? Vivere in Maria significa viverci proprio dentro, d'accordo? All'interno. Quindi non come un estraneo, no? Come una persona che ha devozione, ha riverenza e ovviamente ha un grande amore filiale verso questa straordinaria creatura di cui ne concepisce e ne ammira l'eccellenza, la grandezza, ne riconosce le virtù, i meriti, la pienezza di grazia, tutto quello che vogliamo, no? Questo è il primo passo che è indispensabile per acquisire una vera devozione alla Madonna, ma questo non basta. Perché devi iniziare a vivere dentro, questa cosa che sto pensando, questa cosa che sto facendo, mi fa uscire dallo spirito di Maria o dallo spirito di Gesù, che è la stessa cosa.
Dice, ma questo è vivere nella divina volontà significa questo. Cioè, è ovvio che questa cosa non accade dall'oggi al domani, però non accadrà mai se non ci comincio a fare attenzione. E con molta umiltà, perché poi noi siamo tutti quanti sempre molto nervosetti, no? Specialmente quando ci accorgiamo di aver fatto qualcosa che non va, dobbiamo molto guardarci dall'impazienza verso noi stessi. O dal non accettare le nostre miserie, le nostre colpe, queste sono cose che sembrano belle e devote, ma sono sataniche, d'accordo? Perché se tu hai fatto una stupidaggine, sono uscito dalla divina volontà, ho fatto sto pensiero balordo, ho perso un attimo, mi sono nervosito, ho perso un attimo la pazienza, e ritorna subito. Ritorna subito. Però è chiaro che, come dire, dobbiamo essere sempre flessibili, umili, ecco, qui Gesù dice che se esci dalla verità perdi subito l'umiltà tra le altre cose, di dire va bene, capite? Perché dopo che uno ha fatto una piccola caduta, dicono sempre i maestri di spirito, la soluzione non è arrabbiarsi o dire non mi sta a stufare, questa è una stupidaggine, adesso stiamo a guardare pure queste quisquilie, cioè certamente sono reazioni possibili, ma non sono reazioni consone, no? Oppure peggio, disperarsi, ecco, ancora così, ecco, rifatto sta cosa, non ci arriverò mai, l'unione con la divina volontà è qua, ce la metto tutta, ma stiamo sempre a carissimo amico. Sono tutte cose che non vanno bene. Sono fa una piccola uscita, devo avere l'umiltà di riconoscere anche nel poco una piccola uscita, che è anche un atto di mera volontà umana, anche se mi scordo completamente di portarlo dentro la divina volontà. Certo, la mattina si fa l'atto preventivo, quindi grazie a Dio quello ci copre tutto l'arco della giornata se lo si fa con fedeltà e però sappiamo che ogni tanto è bene rinfrescare con gli atti attuali, no? Poi ci sono gli atti di fusione da fare nella giornata, l'atto di fusione e gli atti di fusione. Ok? Ecco, è tutto un mondo, cioè io spero che anche nei cicli di catechesi sistemati che sto facendo, cioè che si comprenda che la divina volontà è un mondo, ed è un mondo totalizzante, d'accordo? Totalizzante. Cioè, chi desidera entrarci viene, come dire, conglobato tutte le sue energie interiori, emotive, sentimentali, razionali, volitive, mnemoniche, sono tutte polarizzate qui dentro, d'accordo? E fisse in Dio. Allora, che succede? Se uno esce dal divino volere, che succede? Numero uno, viene a perdere la mia conoscenza. Perdiamo, che cosa significa la mia conoscenza? Qui non è la conoscenza che non sappiamo più chi è Gesù, no? Ecco, ma qui è questa la conoscenza giovannea, chi conosce il Vangelo di Giovanni, no? Se conoscete me, conoscerete anche il Padre, no? Le mie pecore non mi conoscono, non sono mie pecore, non mi conoscono, ma le mie pecore mi conoscono, dice Gesù, no? Questa non è la conoscenza, come dire, la conoscenza formale o la conoscenza di sapere chi è la conoscenza amorosa, è l'intimità, capite? È la conoscenza che hanno due amici. È la conoscenza reciproca che hanno di sé due sposi, no? L'uno dell'altro. Quindi se esci dalla mia volontà, perdi questa cosa. Subito. E quindi perdi anche tutti quanti i benefici che ti deriva dall'intimità con Gesù, che è anzitutto la conoscenza di noi stessi. No, ragazzi, qui ci dovrebbe stare veramente una meditazione lungo una settimana. Forse era meglio non leggerlo qua nel secondo capitolo. Si perde la conoscenza di noi stessi, che è una delle cose più importanti in assoluto. La conoscenza di noi stessi è quella cosa che quando avviene in maniera divina, cioè tu ti vedi con gli occhi simili a quelli del cielo, perché se veramente il nostro Signore ci facesse vedere come ci vede Lui, come disse Gesù a Santa Faustina, moriremmo di dolore perché ci prenderebbe un colpo. Ecco, però emerge tutta quanta la nostra miseria, piccolezza, proprio capacità, dice San Luigi, di compiere alcuna azione utile alla salvezza, che come ci muoviamo, cominciamo a pensare adesso, noi combiniamo soltanto che guai, e questa cosa emerge però non in maniera,
in maniera certamente un po' dolorosa, ma soavemente dolorosa. Cioè non c'è quel modo di non accettazione di noi stessi, oppure delle persone che sempre appena uno dice mezza cosa cominciano a giustificarsi perché non accettano queste cose. Non accettano di guardare dentro se stessi. C'hanno paura, d'accordo? Come se dovessero essere chissà chi o chissà che cosa per essere amati da Dio oppure dal prossimo. Invece Dio ama proprio niente che siamo se lo riconosciamo come tale, si perde la conoscenza di se stessi. Altra cosa. Si perde il discernimento, perché si distingue se c'è oro o fango, e i riverberi della luce, non capisci più niente. Quindi, perdi l'intimità con Gesù e la gioia che ti deriva dall'intimità con Gesù e con Maria. Perdi la conoscenza di te stesso, cominci a dimenticarti chi sei. Terzo, perdi il discernimento, non capisci più niente, cioè non hai la luce. Nel piccolo come nel grande, per fare quello che Dio vuole, per fare la cosa giusta. Ci sembra poco questo? Se tutto è tenebre, c'è Gesù, facilmente si possono scambiare gli oggetti. Guardate, guardate che bello. La luce è il mio volere che dandoti la mia conoscenza, ti fa conoscere anche la grandezza di Gesù, no? Cioè, ma la grandezza in me, cioè. Noi dobbiamo veramente ammirare, cioè adorare Gesù e ammirare la Madonna, quindi contemplare le loro virtù e la loro perfezione assoluta che emerge in certi aspetti veramente assolutamente maestosa, inimitabile, e annichilirci dinanzi a questo, cioè vedere, cioè tu sei santo, cantava San Francesco, no? Tu sei grande, tu sei luce, tu sei bellezza, io sono tutto il contrario, d'accordo? E che succede, dice Gesù, se tu hai la mia conoscenza, hai i riverberi di questa luce, vieni a conoscere chi sei tu, come facciamo noi a competere con Gesù e con Maria? Come facciamo? Possiamo competere, no? Però vedendo la tua debolezza e il tuo puro nulla, l'esperienza del nulla, che si fa proprio perfettamente nella divina volontà, e si comprende che Dio ha scelto ciò che nel mondo è nulla, dice San Paolo, per ridurlo a nulla le cose che sono. Ricordiamo le parole del santo sacerdote Don Dorindo Ruotolo, no? Che amava definirsi il povero nulla. Quindi, vedendo la tua debolezza, il tuo puro nulla, ti attacchi alle mie braccia, d'accordo? Questa è tutta la santità nel divino volere, non fare più nulla da noi stessi. Cioè, il motivo per cui io non devo fare mai un atto di volontà propria non è che, cioè, è che sono imbecille, d'accordo? È che non lo voglio fare perché che vado a combinare guai se faccio un atto di volontà mia, d'accordo? E prendo atto di questa realtà, ma non è la fine, perché basta che faccio gli atti nel divino volere, basta che faccio la volontà divina, il problema è finito, eh. Però ci deve essere un tale tanto grado, come dire, di diffidenza, quasi di paura di noi stessi, che combiniamo solo guai, se siamo lasciati a noi stessi, da ingenerare questo tipo di atteggiamento, no? Ti attaccherai alle mie braccia ed unita col mio volere, vivi con me in cielo, già da qui. Ma questa è veramente tanta roba, questa qui. Siamo ancora al volume quarto, eh? Qui ogni tanto Gesù dà i primi, come dire, prodromi. Questo è una cosa che potrebbe stare tranquillamente nei volumi 15, 16, 17, insomma, questo discorso qui, no? Però attenzione, se tu vuoi uscire dal mio volere, ecco l'uscire, ecco, la pazzia. Mi pare che ieri durante la meditazione, non mi ricordo, durante la catechesi, si parlava del figlio del prodigo, no? Se ne va via dalla casa del padre, esce. Mi ricordo, adesso non voglio, qual è il segno che quando era adolescente, no? Quando uno comincia che c'è un po' di libertà, dice mamma io esco. Dire io esco sembra che abbia detto esco, cioè uno deve uscire, per principio, io mi ricordo, andare, uno deve uscire, dentro casa non bisogna stare, dove vai? Non lo so, più il motorino ma vado in giro per tutta la città, ma esco. È sintomatico questo voler uscire di casa, no? Come, ecco, come manifestazione delle sindrome adolescenziali, molto significativa a mio avviso. Vabbè, chiusa parentesi. Ma se tu vuoi uscire dal mio volere,
La prima che verrai a perdere è la vera umiltà, che è quella, la conoscenza del nostro nulla. E poi che disastro! Verrai a vivere sulla terra. Sarai costretto a sentire il peso terreno, a gemere e sospirare come tutti gli altri sventurati che vivono fuori della mia volontà. Cioè a fare una vita che le parolacce non si possono dire mai, d'accordo? Ma qui ci starebbe bene una parolaccia. Fare una vita schifosa, d'accordo? Nauseante, piccina, misera, triste, arrabbiata, sempre a lamentare, sempre col muso, buia, senza speranza, senza ottimismo. Sta sempre a guardare tutti quanti in cagnesca, passa il tempo a sparlare a male, a destra e a manca del prossimo, dalla mattina alla sera, a lamentarsi, a non essere mai contenti. Così campano gli uomini. Anche quando non fanno tutti questi grandissimi peccati, così campano. Ma si può campare in questo modo, io dico. Soprattutto quando c'è la possibilità di fare altro. Io penso che sia proprio un suicidio bestiale proprio dell'anima, no? Eppure quasi tutti campano così, eh. Quasi tutti campano così. E basta guardarli in faccia per capire che campano così. E campano così anche molte persone devote. Campa così anche un sacco di gente che va a messa tutti i giorni. Purtroppo. Addirittura. Allora, sorvoliamo, ecco, cerchiamo di andare veloci. I tre bimbi, molto interessante, quella è la Santissima Trinità, evidente, no? Bellissimi e che sembravano nati da un medesimo parto, che hanno tante corde d'oro e si legano tutti a me ed il cuore mio tutto a loro. Sembra sentire le parole del profeta Osea, no? Io la trarrò a me con vincoli di amore, la condurrò nel deserto e la fidanzerò al mio cuore, no? E questa è la Santissima Trinità innamorata dell'anima di Luisa. Ecco, poi però la Santissima Trinità gli fa fare questa esperienza, cioè lei scrive con immagine sua che si mettono a discutere, non intendo parole per dire il loro altissimo linguaggio, però la Santissima Trinità gli fa capire di cosa stanno parlando con una visione, un battere d'occhio, ho visto le tante miserie umane. Anzitutto le tante miserie umane, che se uno le vede, sta soltanto che da piagne dalla mattina alla sera, degli uomini che campano così, quando potrebbero campare diversamente. Non è una condanna ineluttabile campare in questo modo, è una scelta, purtroppo. L'avvilimento e lo spogliamento della Chiesa, lo stesso degradare dei sacerdoti che invece di essere luce per i popoli sono tenebre. Qui purtroppo, inutile nascondersi dietro un dito, lo sanno tutti perché poi tra l'altro ne abusano i mezzi di comunicazione e le persone per gettare fango contro la Chiesa, che purtroppo alcuni casi palesi, accertati, di pubblici scandali, insomma, dati purtroppo da ministri della Chiesa sono evidentissimi e sotto gli occhi di tutti. Domanda, uno potrebbe dire, ma perché Dio permette che si scenda così in basso? Ovviamente Luisa non la pone in questo modo, ma fa una preghiera, dice, Santo, Santissimo Dio, date la pace alla Chiesa, fate restituire ciò che le hanno tolto, non permettete che i cattivi ridano le spalle dei buoni. Questo perché? Perché se uno vede uno scandalo, noi figli della Chiesa soffriamo e preghiamo, facendocene carico tra l'altro, e chiedendo perdono anche a nome di quelli che hanno sbagliato, pure se non c'entriamo niente noi, come ci hanno insegnato a fare i papi, e penso soprattutto a San Giovanni Paolo II e a Papa Francesco attualmente regnante, che lo fanno in continuazione. E a San Giovanni Paolo II che lo fece pubblicamente durante il giubileo del 2000, insomma, con un atto che fu molto contestato all'epoca, ma quanto mai opportuno però. Però i cattivi gongolano, dice, ah, ne traggono pretesto per distruggere, per finire di distruggere la credibilità della Chiesa, no? E purtroppo c'hanno i dati, ha voglia poi a dire che certamente il comportamento di un singolo non è espressività della Chiesa, il singolo
agisce in quel modo e risponde delle azioni che commette lui con la sua libera volontà, liberamente. Però, di fatto, sono cose che fanno un male immenso, no? Scandalizzano le persone, le fanno soffrire e le persone cominciano a preoccuparsi che la Chiesa che fine farà e che va a succedere, va a succedere questo, va a succedere quell'altro, la fine del mondo e poi dilagano tutti i profeti di questo mondo e di quest'altro con tutte quante le farneticazioni che circolano in giro e le persone si agitano. Allora, qui non c'è niente da agitarsi. Bisogna pensare bene alla risposta che dà Gesù. Sono arcani di Dio incomprensibili. Bisogna ricordarsela bene questa cosa, arcani di Dio incompreso, cioè noi non capiamo niente. Cioè con il nostro cervelletto limitato e cominciamo, noi non capiamo niente, cioè Gesù sta dicendo è tutto sotto controllo. È tutto sotto controllo perché è vero che se la divina volontà non le permettesse alcune cose, non ci permettesse di andare, cioè non ci andremmo così in basso. Se la divina volontà fa un atto positivo, non ci si può opporre a quell'atto. Dio è uno solo. Il diavolo non è Dio. Non può fare tutto quello che vuole. Certo, tra le forze dei liberi arbitri degli uomini, no? Quindi è chiaro che Dio non vuole in nessun modo possibile il male. Ecco perché dice, sono arcani di Dio incomprensibili. Perché dice, ma come mai Dio non vuole il male eppure permette che succedano tutte queste cose qua? Come usciamo da questa situazione? Ne usciamo facendo un atto di fede e di serenità. Sono arcani di Dio incomprensibili. Ma sta tranquillo. Tu pensa a te. Tu vivi nel divin volere, riposa nel divin volere, agisci nel divin volere, fatti santo nel divin volere, concorri alla prossimo avvento del regno della divina volontà, prossimo quando Dio vorrà, alla dilatazione comunque della santità e del bene che viene da ogni atto santo che si compie. E il resto affidalo al Signore. Basta. La Chiesa non crolla, uno, non può crollare, anche se si può ritrovare mal ridotta. Pochi principi sani, la Chiesa non crolla, uno. Secondo, dalla Chiesa cattolica non ci si muove per nessun motivo. Per nessun motivo. Terzo, si vive nella Chiesa soffrendo con la Chiesa, nella Chiesa è in perfetta comunione con tutti coloro che hanno compiti di governo e di responsabilità in essa. Punto. Rimanendo fedeli alla verità, al magistero, alla morale, vicini ai sacramenti, alla preghiera e sforzandosi di entrare nel regno della divina volontà. Altro non occorre. Andare in giro a far agitarsi, a cercare online le profezie, le cose a destra e a sinistra, che a mio avviso sono cose che quantomeno rappresentano perdite di tempo. Ecco. E molto spesso, insieme a perdita di tempo, anche perdita di pace, di serenità e di tranquillità, e tempo sottratto a cose, a mio avviso, molto più utili che si potrebbero fare per la gloria di Dio, per la salvezza delle anime e per il bene stesso della Chiesa. Aiutaci, Divina Maria, a non uscire mai, a imparare a non uscire mai dal divino volere. Purtroppo, fino a quando non saremo ben radicati in esse, ecco, come adolescenti ribelli, purtroppo qualche uscita dobbiamo metterla sul conto. Ecco, ma tu come mamma premurosa vieni sempre a prenderci e a dire, figlio mio, sbrigati e rientra a casa, perché altrimenti vai a combinare un sacco di guai, che fuori da questo mondo non c'è niente di buono, niente di buono. Ma solo miseria, morte, male, sofferenza, pericoli, turbamenti e ogni male che si possa concepire e immaginare. Tu che sei l'unica che non è uscita mai, neanche un istante, dal divino volere, aiutaci, ecco, ad essere sempre più fortemente in esso radicati e
e con esso fusi. Fa che ricordiamo sempre che tu che sei stata appena nuovamente festeggiata come madre della Chiesa, dopo essere stata insignita alcuni anni fa di questo titolo, tu sei la prima a combattere e a preoccuparti per le sorti della Chiesa, tu comprendi gli arcani e incomprensibili misteri di Dio, ad essi sei unita, ad essi sei sottomessa e nel rispetto di essi ti manifesti, ci conduci, ci guidi verso i tempi promessi anche dalla Sacra Scrittura in cui passate tempeste e momenti di sofferenza. C'è, come avviene anche dopo la Quaresima, il tempo della Pasqua, ci sono i momenti di luce, di risurrezione. Noi li attendiamo fiduciosi, sereni, tra le tue braccia, senza turbarci di nulla, come tu chiedi ai tuoi figli, sicurissimi dell'onnipotenza, della divina volontà, della tua onnipotenza per grazia. Ecco. E che Dio non cessa di condurre per arcani e incomprensibili, a volte misteri, le sorti della Chiesa e dell'umanità intera. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.